A Hong Kong si decide in questi mesi gran parte del destino della Cina, quindi anche del mondo. Le proteste che stanno scuotendo il porto profumato, che poi è la porta d'ingresso del mondo nella Cina e la porta di accesso della Cina al mondo, stanno diventando sempre più violente e sempre più dura è la repressione. In gioco è il cosiddetto motto un paese, due sistemi. Cioè il sistema postcoloniale per cui esisterebbe una sola Cina, ma con un sistema particolare a Hong Kong, più o meno autonomo e più o meno agganciato a valori liberali, e invece il sistema cinese, che è definito tradizionalmente socialismo dal volto cinese. Che cosa può accadere? Può accadere che questo presunto esperimento si riveli un fallimento. E molta strada verso questa direzione è già stata compiuta in questi mesi, anche per la decisione dei manifestanti di non mollare la presa e di affrontare anche con violenza le forze di polizia. Pechino è di fronte a un dilemma: adottare una linea dura e quindi anche una repressione violenta per stroncare militarmente o quantomeno poliziescamente la rivolta, oppure sperare che nel tempo questa si stemperi. Francamente nessuna delle due ipotesi mi pare molto praticabile e nemmeno probabile, per il semplice motivo che la protesta è troppo radicata per permettere il ritorno allo status quo, come accadde per esempio nel 2014 dopo la rivolta degli ombrelli, e un'operazione militare a Hong Kong avrebbe un carattere estremamente violento e sanguinoso e provocherebbe una reazione internazionale, ma in particolare americana, probabilmente dura. A quel punto non si potrebbe nemmeno escludere che Taiwan dichiari la propria indipendenza. Insomma, un bel dilemma, non vorremmo essere nei panni di Xi Jinping e magari nemmeno in quelli dei manifestanti che in questi giorni affrontano la polizia a Hong Kong.